Eccoci al nostro incontro di storia e istituzioni dell'Africa e oggi l'argomento è decisamente interessante e affascinante non solo per l'ospite che abbiamo, dottoressa Simona Parisi, che è medico, una psichiatra ed è molto esperta di cultura orientale, africana, araba, quindi l'Africa araba, e in particolare esperta di una particolare forma di terapia incredibile perché poco conosciuta, che è la danza del ventre, quindi la danza orientale come forma di terapia. Allora vorrei affrontare direttamente dalla dottoressa Parisi la domanda, ma intanto come nasce la danza del ventre, come nasce la danza orientale che sta avendo un successo sempre più grande in tutto l'Occidente, non soltanto in Italia? Sì, allora, sulle origini precise ci sono un po' delle notizie controverse, nel senso che ci sono dei reperti archeologici che farebbero risalire le origini addirittura agli antichi popoli della Mesopotamia. Archeologia? Sì, sono state ritrovate delle statuette in pietra raffiguranti queste donne che lasciano presupporre una cultura matriarcale, ma sicuramente il paese di cui si hanno più notizie certe riguardo l'origine della danza del ventre è proprio l'Egitto, comunque il Nord Africa. Infatti in questo... Sì, infatti nell'immaginario popolare, anche mio, naturalmente associavo la danza del ventre all'Egitto. Certo, sì, solo che addirittura adesso si sta... E si ricordano delle immagini di Matari. Sì, infatti, anche Matari, diciamo, nel periodo della prima guerra mondiale, fece scandalo, perché allora erano dei balli piuttosto scandalosi, considera. Comunque, tornando all'Egitto, quindi già nell'antico Egitto venivano effettuate delle danze con motivazioni di tipo religioso, sacro, cioè queste danze venivano eseguite proprio nelle cerimonie in cui si cercava di propiziarsi i favori della dea Iside, che era la dea della luna, della bellezza, della magia, del mistero. E quindi proprio i movimenti di questa danza avevano lo scopo, anche proprio per le loro caratteristiche, sono proprio dei movimenti femminili ancestrali. Stiamo mandando in onda naturalmente con una sequenza di immagini e anche la musica di sottofondo. Sono anche proprio tipiche le musiche di questa danza. E questi movimenti proprio simulavano la procreazione, celebravano appunto l'origine della vita attraverso queste ondulazioni del ventre e avevano lo scopo di appunto chiedere... Il tipo parto, quindi liberare, quindi dare vita. Sì, quello che veniva chiesto alla dea era proprio la fertilità, sia nel senso di fertilità dei campi, quindi favorire i raccolti, sia nel senso di fertilità delle donne, quindi cercavano di, inizialmente erano delle sacerdotesse che iniziarono a eseguire questa danza proprio nei tempi della dea Iside. Ma come è giunta in Occidente la conoscenza della danza del ventre, la danza orientale? Sì, in che epoca, se si può dire, in che tipo di contesto? Sì, già quando... in Egitto, come dicevo prima, ebbe una larga diffusione, però poi per esempio in alcuni periodi, verso il 1830, a causa delle restrizioni religiose, era divenuta una danza clandestina. Poi riuscì a rifiorire, insomma, le donne potevano esprimerla chiaramente in determinati contesti, già verso il 1830. Ho sentito dire che la danza del ventre in realtà si è praticata anche da uomini. Esistono dei maestri proprio di danza orientale, uomini molto bravi, che come proprio qualità e tecnica non hanno nulla da invidiare alle donne. Argentino addirittura, di cui mi sfugge un nome, un maestro argentino che avrebbe sentito. Io un colombiano. Un colombiano. Orazio Situente. In realtà è un po' diversa chiaramente perché questa danza, per le sue peculiarità, dei movimenti di grazia anche, è molto femminile, ma esiste anche quindi una versione, i passi possono essere anche applicati, insomma eseguiti dagli uomini in modo comunque affascinante e coinvolgente, che
chiaramente prediligendo il movimento in cui si esprime la forza, la virilità e non magari la grazia, il femminile. C'è una specializzazione, per così dire. Interessante. Come è venuta in Italia? Tornandosi, infatti, l'Occidente in realtà già quando divenne più facile spostarsi dall'Europa verso il Nord Africa, iniziarono anche gli europei ad apprezzare queste ballerine. Già anche nei quadri di Renoir e Matisse si iniziano a vedere delle odalische, e anche Oscar Wilde nel 1893 a Londra propose Salomè, la sua opera in cui per la prima volta, forse credo in Europa, venne apprezzata la famosa danza dei sette veli. Da lì anche soprattutto si diffuse in America, e in particolare ci fu l'esposizione mondiale di Chicago, in cui delle prime danzatrici del Nord Africa vennero conosciute in America. Si parla anche di una esiste anche già qualche foto di una ballerina che veniva chiamata Little Elite, che scandalizzò con queste, però scandalizzò per l'epoca in cui apparve insomma in America, ma anche affascinò tantissimo diciamo le persone che per la prima volta vedevano. Ovviamente la danza è affascinante, però la dottoressa Parisi e credo anche il dottor De Marchi hanno inventato, diciamo così, o comunque presentato una forma di psicoterapia approccio corporeo basata proprio sulla danza del ventre. Sì. Quali benefici che ne possono avere sul piano psicologico, comportamentale, e anche fisico? Certo, sì, infatti ormai sono veramente diffusa la conoscenza di questi benefici, perché più viene praticata, più in realtà le donne riscontrano che, allora, da un punto di vista proprio fisico, corporeo, si hanno dei benefici alla muscolatura in termini di tonicità, flessibilità, soprattutto anche per quanto riguarda i muscoli dorsali. Spesso anche persone che hanno, donne che soffrono problemi magari alla colonna vertebrale, ne traggono grande beneficio, perché questi movimenti sinuosi comunque prevedono anche una base di stabilità della colonna vertebrale, la testa, ecco, anche in una determinata posizione retta, che favorisce questo tono muscolare. Favorisce anche la circolazione sanguigna, in quanto anche questa respirazione ritmata, che poi vedremo anche a seconda della musica varia, favorisce l'ossigenazione dei tessuti. I movimenti proprio dell'addome e della pelvi in realtà producono, è come se facessero un leggero massaggio agli organi viscerali, sia dell'addome che del ventre. Anche per quanto riguarda l'aspetto della sessualità ci sono notevoli benefici per quanto riguarda il ciclo mestruale, e anche in alcuni casi si è visto quanto sia importante anche per aiutare per esempio le donne a essere più consapevoli di quella muscolatura che poi entra in gioco proprio nel parto, come dicevamo prima. Passando dalla danza del ventre un attimo ad un'altra cosa che però può essere in qualche modo vicina. Come si spiega, soprattutto nella mia prospettiva, per esempio, la prevalenza e i successi di atleti di origine africana, anche se non è frequentato per esempio in America? Cioè, quali caratteristiche genetiche favoriscono, per esempio, il successo nelle prestazioni sportive dei nero americani? Ma io non saprei dire se c'è un proprio riconosciuto una caratteristica genetica specifica, ma credo che anche da un punto di vista culturale comunque noi occidentali cresciamo un po' più inibendo i nostri movimenti. Io vedo anche che le donne hanno difficoltà all'approccio di questi movimenti del bacino, perché un po' anche ci fanno crescere fin da bambine con questa idea che alcuni movimenti sono volgari, che dobbiamo stare contenute, un po' più rigide, secondo me, quindi proprio anche... Cioè l'ancheggiare nella nostra cultura è diventato un valore negativo. Sì, in realtà non c'è, anche hanno vergogna le donne nell'approcciarsi a questi movimenti ondulatori, differenti del bacino, e quindi
cioè credo proprio dipenda da un fatto culturale. Ti ricordo per esempio quando da ragazzino si andava al cinema e si vedevano i documentari, per esempio sull'Africa, una delle cose che mi è sempre rimasta impressa era il fascino dei movimenti sinuosi, al tempo stesso estremamente eleganti delle donne africane, per esempio, anche degli uomini, ma soprattutto delle donne. È una caratteristica in qualche modo connaturata probabilmente al loro essere. Credo di sì, ma... O forse è appresa, cioè degli inizi. Credo, è così, anche che il crescere con questa libertà, senza magari dei convincimenti, un'educazione troppo rigida da questo punto di vista, diciamo, psicomotorio, che non... E credo sia d'aiuto poi a non avere dei... perché in realtà tutti come struttura siamo tutti uguali come esseri umani, come base, solo che poi un po' l'educazione, il modo di crescere influenza delle contratture croniche che ci portiamo dietro. Infatti lo scopo proprio di questo corso di cui accennava lei prima, che abbiamo creato col professore De Marchi, è quello di aiutare le donne ad aumentare la loro consapevolezza fisica, il piacere anche di stare dentro il proprio corpo, il piacere della propria femminilità, e quindi eseguire questi movimenti, che in realtà scoprire che si può essere sensuali ma non volgari. Ma in Italia i corsi di danza del ventre, di danza del ventre terapeutica, sono simili anche da uomini? Ma in realtà, che io sappia, no, ma esistono invece maestri uomini, sicuramente sì, che però non sono italiani, insegnanti uomini, sì. Però sarebbe interessante, anche con il professore De Marchi spesso abbiamo parlato, di speriamo l'anno prossimo, di creare un corso anche per uomini, perché in realtà provano anche lo stesso... piacere che sia, perché questo, oltre al di là dei benefici fisici, questa danza è molto importante da un punto di vista psicologico, da proprio, cioè liberatoria, da questo senso anche di maggior fiducia in se stessa, nel proprio corpo, che poi comunque ci aiuta, anche gli uomini potrebbero entrare. Nella, così, nell'immaginario comune, in Nord Africa viene associato in termini di cultura musicale, per esempio, alla danza occidentale, mentre l'Africa sud del Sahara, l'Africa nera, viene associata fondamentalmente a musica di tipo ritmico, a danze di tipo, virgolette, non coordinate, logiche, sensuali, ma sfrenate. Perché? Se c'è un perché. La danza del ventre probabilmente, o comunque la danza orientale, immagino sia come una specie di linguaggio, cioè ogni movimento ha un suo significato, vuole dire qualcosa, un po' come anche le danze orientali, indiane, thailandesi e così via. Mentre le danze nero-africane, come l'Africa sud del Sahara, sembrano più una manifestazione di totale libertà anziché un linguaggio. Forse ecco anche questa l'origine che vuol dire qualcosa, cioè il fatto che la danza del ventre, che il cui comunque vero nome noi oggi chiamiamo danza del ventre, in realtà il nome più corretto è proprio danza orientale, che è la traduzione del termine che la differenziava e significa proprio danza dell'est, danza orientale. Ha proprio un significato anche, come dicevamo prima, religioso, si lega a delle cerimonie così, quindi per esempio anche in alcune immagini che state vedendo, ce n'è una in particolare in cui, adesso non so, ecco, questa immagine che poi più avanti si vede anche meglio, simboleggia per esempio l'offerta del cuore alla dea Iside, cioè un segno di devozione. Allora, infatti anche la posizione, ecco, questa posizione è un'offerta, come se si offrisse il cuore alla dea, a questa dea venerata, quindi un po' c'è un linguaggio simbolico nei passi, anche se la cosa, l'aspetto secondo me bello anche di questa danza è che si alternano dei ritmi più lenti, sinuosi, dove si presta più a questi significati, e poi però subito dopo ci sono dei ritmi più incalzanti dove si fanno anche quei movimenti tipici che sicuramente... Quindi è una danza d'offerta più che di seduzione, come invece sembrerebbe a prima vista. In effetti, come significato originale, è una danza così, di offerta, di devozione, di...
cioè queste sacerdotesse che danzavano in onore di Iside in realtà avevano proprio lo scopo di aprire un canale comunicativo tra gli esseri umani e la divinità, ed erano proprio le donne in quanto venivano ritenute più ricettive anche verso la spiritualità. Per cui c'è questo, in Occidente, poi forse con la diffusione anche soprattutto negli anni 70, col boom che ha avuto questa danza, si è poi attribuito anche in seguito un significato più di danza per gli uomini, ma in realtà nasce come danza delle donne per le donne. Una curiosità, negli ultimi decenni stiamo assistendo ad un crescente flusso migratorio dall'Africa, subsahariana, ma soprattutto dal Nord Africa, in tutta l'Europa e naturalmente anche in Italia. Diciamo, la diffusione in Italia e in Europa della danza del ventre è legata a questa immigrazione più o meno ufficiale, più o meno clandestina, o un fenomeno indipendente? Cioè, le persone nordafricane che si stabiliscono in un modo o nell'altro in Italia, per esempio, sono loro le portatrici di questa cultura della danza del ventre, oppure della danza orientale, oppure no, è un'acquisizione indipendente, cioè è l'Europa che la vuole? Io credo che sicuramente la presenza poi in Europa e anche in Italia di insegnanti che provengono quindi da questi paesi abbia influito allo sviluppo, credo che altrimenti non sarebbe stato così diciamo largamente diffuso, anche perché apprendere da un insegnante proprio, io dico, di madrelingua, sì, nel senso di origini orientali, e anche, cioè, ti dà qualcosa in più, cioè ti arricchisce anche, si nota la differenza comunque tra una danzatrice occidentale che fa pratica, almeno io la noto adesso, poi non so se sì, quindi credo di sì, che la presenza di... Che proprio come nella lingua si riconosce una persona, magari che parli benissimo la lingua, ma si riconosce che sia straniera. Sì, a me anche è capitato di portare, per esempio, nei corsi che tengo, la mia insegnante che è di origini persiane, infatti sì, nonostante comunque, ecco, venga apprezzato il mio modo di danzare, comunque anche le allieve stesse si vede un po' una qualità dei movimenti come se fosse più innata. Qual è il ruolo e il rapporto tra la danza orientale, la danza del ventre, come comunemente appunto la chiamiamo, e il resto della cultura riguardante le donne nella cultura nordafricana, la cultura arabo-islamica? Cioè, è una manifestazione della libertà delle donne attualmente, oppure una manifestazione comunque, virgolette, della loro cultura di sudditanza? Che io sappia, in realtà viene ancora in molti versi praticata comunque in modo così, ecco, non dico clandestino, sì, però ecco, non esistono come da noi scuole di danza pubbliche aperte. Almeno non in tutti i paesi, però... Quindi potremmo ritrovare anche, riguardo alla danza del ventre, gli aspetti di bigottismo culturale anche all'interno della stessa realtà arabo-islamica. Sì, comunque una donna che danzatrice non si esibisce davanti a un pubblico maschile, a meno che non è quello il suo lavoro, cioè fa la danzatrice di professione come se fosse riconosciuto quella professione, però in realtà si balla, ecco, in casa tra donne. Quindi è un piacere, per così dire, individuale o da condividere con altre donne, a meno che non diventi un'attività professionale. Ho capito. Quindi, come dire, è un'educazione all'utilizzo della danza orientale anche come strumento seduttivo, che si pratica, si conosce, si apprende, forse stranando, diciamo così, madre figlia, per dire, però da non usare pubblicamente, direte sfacciatamente, a meno che non sia in un contesto turistico, per esempio. Sì, infatti anche si fa anche proprio una distinzione, cioè il raqs baladi, che è proprio questa danza del ventre più popolare, si può fare però per esempio nelle feste familiari o feste di strada in cui magari sono la praticano anche i bambini, insomma
più movimenti un po' più grossolani anche, che però esprimono malinconia, gioia di vivere, insomma la varia gamma di emozioni. E il Rats Chak invece è considerato, la danza del ventre, quella proprio più professionale, più ricca di movimenti con... Ecco, nella cultura europea, per esempio, le varie forme di danza popolare sono in qualche modo associate al temperamento del paese. Uno può riconoscere immediatamente la musica, la danza irlandese, la musica, la danza greca, sono proprio completamente diverse. Quali sono, quindi tornando alla danza orientale, quali sono alcuni movimenti associati proprio agli stati d'animo? Quali sono gli stati d'animo più rappresentati dalla danza del ventre? Sì, la ringrazio per questa domanda, perché è un aspetto proprio interessante su cui anche nei corsi puntiamo molto, è questo della possibilità che dà questa danza di esprimere una vasta gamma emozionale. Un linguaggio del corpo. Certo, allora si può esprimere sia la gioia di vivere, il piacere proprio di stare nel proprio corpo, il piacere della propria femminilità, quindi anche in senso, in termini di autocompiacimento, ma anche la malinconia, anche la rabbia, la tristezza, perché anche questo variare dei ritmi e delle melodie nell'ambito di una stessa canzone favorisce anche la possibilità di esprimere diverse emozioni, e questo è anche terapeutico per le donne che praticano questa danza, perché in realtà in un contesto cioè si può esprimere per esempio la rabbia o dei sentimenti che tendiamo magari a un po' tenere dentro di noi, che in quel modo, in un contesto socialmente diciamo accettabile, possono essere espresse liberamente attraverso i passi. Per esempio anche a questo scopo, in questo tipo di danza, oltre ai passi in sé, si dà molta importanza alla creatività di ognuno, cioè nel senso ci sono dei passi base, però poi quando si balla è la danzatrice stessa che mescola, diciamo così, i passi, certo, crea la coreografia, certo, sul momento, proprio a seconda di ciò che quindi gli sia la musica esterna, sia lo stato d'animo della danzatrice, sì, in quel momento. Sì, e questo forse è anche l'aspetto che fa sì che questa danza si presti molto ad essere utilizzata come terapia psicocorporea. Certo, perché fa parte della terapia d'approccio corporeo, insomma. Sì, certo. Anche per esempio in alcune fasi della vita, non so, penso per esempio alla menopausa o anche il momento dell'adolescenza, quando il corpo inizia ad avere delle trasformazioni comunque anche fisiche, aiuta molto questa danza anche ad accettarsi, ad accettare i propri cambiamenti. Ma l'intuizione che la danza orientale, la danza del ventre, possa essere utilizzata come forma di terapia, psicoterapia, approccio corporeo, questa intuizione è nata da voi oppure in realtà già nel mondo arabo-islamico viene utilizzata come forma di liberazione? Guardi, penso che cioè, dato questo immenso potere dato dalla danza, anche se magari cioè, diciamo inconsciamente non è conosciuto il significato, però inconsciamente credo che possa essere considerato anche da loro una terapia. Poi ecco che questa idea, per esempio, col professore Macchi è venuta anche proprio perché il professore Macchi, avendo portato la bioenergetica in Italia, che è proprio forse la prima terapia, psicoterapia che prende in considerazione il corpo, dopo le precedenti insomma psicoterapie che basate esclusivamente sulla parola, eccetera, eccetera. E c'è questa corrispondenza, per esempio nella bioenergetica c'è questa visione anche un po' del corpo in termini di contratture, cioè le contratture muscolari croniche
in realtà sono viste come un'espressione di un blocco emozionale, e quindi si parla di segmento toraco-brachiale, poi c'è molta, danno molta importanza anche al segmento pelvico in bioenergetica, cioè ci sono proprio gli esercizi specifici per sbloccarlo, e questa divisione quasi in segmenti del corpo poi corrisponde perfettamente a quella che è prevista nella danza del ventre, dove ogni segmento corporeo, diciamo muscolare, esegue dei movimenti a sé, però tutto insieme in modo armonico. Due parole su uno spettacolo che ha portato avanti la dottoressa Parisi, proprio sul tema della danza orientale, anima e corpo, mi pare che siano i titoli. Due parole: come è nata l'idea, come si sviluppa e come verrà, diciamo, quali ulteriori sviluppi avrà. L'idea è nata proprio perché anima e corpo. Anima e corpo, perché quello, come dicevamo prima, l'aspetto di questa danza che per me è più anche affascinante è proprio questa unione che riesce a dare, questa sintonia tra il corpo e lo spirito o anima che dir si voglia. E quindi mi piaceva, ecco, l'idea di poter anche trasmettere questo a un pubblico, oltre che attraverso la danza, utilizzando anche la prosa, soprattutto la poesia, perché anche questo, prendendo spunto da un lavoro sempre anche avviato dal professore De Marchi sulla psicofonetica, dove ecco, noi, io stessa e anche altre persone che poi fanno questo spettacolo con me, hanno partecipato a questi suoi laboratori di teatro a scopo, diciamo con uno sfondo psicologico, dove lui mette in pratica proprio questa sua tecnica della psicofonetica, che è un lavoro basato sulla voce, cioè la capacità, in buona sostanza, la capacità di esprimere in maniera autentica anche qui la diversa gamma di emozioni. Allora il filo portante di questo spettacolo sono appunto le emozioni, e che vengono espresse sia attraverso questi momenti di prosa e di poesia, quindi con l'utilizzo della voce, e poi anche col corpo attraverso coreografie di danza orientale. Le persone, amici, insomma, che partecipano a questo spettacolo, in effetti sono poi alla fine persone, cioè ci siamo conosciuti e incontrati proprio o nei corsi di danza o in questo laboratorio, uniti insomma da questo desiderio comune di riuscire a esprimere. Una domanda che da secoli mi attanaglia relativamente alla danza del ventre: perché i sette veli? In realtà anche lì c'è un linguaggio simbolico, ogni velo sono di colori diversi e hanno un significato particolare a seconda del colore. Ecco, sì, questo in effetti l'aspetto della cromoterapia unito a questa danza, non ne ho parlato, in realtà anche perché sono sempre colori, anche dei costumi, belli, cioè proprio belli dal punto di vista estetico e anche ricchi di colore. Sì, e anche quelli hanno un significato, in realtà cioè viene detto, non so, per esempio, che il colore viola serve a esprimere più, a sintonizzarsi meglio sul canale spirituale, il rosso anche è legato più alla passionalità, a una sensualità di tipo più anche erotico, quindi anche lì c'è un linguaggio simbolico, proprio anche il velo in sé simboleggia l'ingresso della danzatrice coperta dal velo, che poi si scopre con l'incalzare della musica, quando la danzatrice inizia a fare le rotazioni eccetera eccetera, e poi fino alla fine della danza ha tutto un significato, per esempio legato proprio anche alla dea Iside, cioè alla luna. Si parla infatti di luna calante quando la danzatrice entra coperta dal velo, e poi via via, cioè come se rappresentano le fasi della danza, le fasi lunari. Molto bella questa cosa qua. Bene, l'argomento è assolutamente affascinante. Vorrei ringraziare la dottoressa Simona Parisi per averci guidato nel mondo della danza orientale, della danza del ventre, e io, Rivaldo Cavallaro, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione. Grazie. Grazie.